metildiamino, oppure dalla cadaverina perde un gruppo di carbonio, nasce il dimetilbutolo, in poche parole la putrescina. Ma questa putrescina già da sé va ad attaccarsi al nucleo e stimola la proliferazione delle cellule muscolari. Si lega al CD44 che già di per sé stimola e vanno a stimolare qui proliferazione delle esenute muscle cells, le quali non solo proliferano, ma trovando l'ambiente occupato migrano verso l'intima. Migrando verso l'intima si vogliono un po' differenziare, perché se no migrerebbero tutti e verrebbero tutti al nord e diventano cellule a funzione secretiva e nasce l'ispessimento intimale. L'ispessimento intimale nasce dopo il primo anno ed è modesto, sono le preclinical lesions, ma nei primi dall'uno al quinto anno la sofferenza maggiore è nei vasovasori, che nel frattempo proliferano. I vasi di secondo tipo, quelli che proliferano, non hanno un decorso longitudinale nella corrente del vaso, diciamo, nella lunghezza della coronaria, ma circolare. Quando dovesse aumentare, perché applicano i nostri bravi cardiologi lo stent, questi vasovasori si comprimono, soffrono, e udite, fanno soffrire la rete vicina. Quindi il primo movens è a livello di vasovasorio e non a livello dell'insudiciamento cazzate del genere che un bambino a un anno ha sangue migliore di quello che può avere il professore che ho detto prima. E dai 5 ai 10 anni la cosa peggiora ed è solo allora che la parete, quando il rischio è forte, la parete soffre ed è il decadimento della compliance. Ecco, così sintetizzando un po' la mia teoria. Per cui, se facciamo venire madre e figli, perché essendo piccoli hanno bisogno della madre, il padre può essere al computer, sostengo io, la madre deve stare dietro ai bambini, portatemi la porretta, fateci bere l'acqua, per esempio. E il bambino che ha un anno, gli facciamo bere l'acqua, niente, ne racculla, ci mettiamo una bottiglia. Lui non sa nulla, sta zitto. I liquidi però ricevono l'informazione. Quindi io ho un sogno che la medicina cambi, perché così mi fa schifo. Quando vedo morire Morosini sul campo, io sono uno che crede in Dio per ragione e fede, ma io ho bestemmiato con un lavoratore del porto. Quando l'ho visto cadere, io cadeva, si alzava, mi sembrava Cristo sul Golgota. E se avessi avuto un clinico di nome davanti a me lo distruggevo. Siete ignoranti, lasciate che venga uno a 70 anni come me e non vi accorgete che aveva il rischio di cadere. Eh sì, ma questa è la conseguenza del più grosso evento economico fra Massachusetts. Gli hanno messo in testa che i fattori di rischio sono cause, piano piano, io studiavo a quei tempi, piano piano, e che se ti curo il fattore di rischio con la statina, tu non muori per, e lasciate perdere, e non muori per infarto. A Milano, un congresso internazionale, ho detto 12 anni prima dell'eccidio della cerevastatina. Il lavoro poi mi è stato pubblicato sulla Società Editrice Universo di Patologia, è stato pubblicato, letto, ma nessuno l'ha guardato, manco i GIP. I GIP sono persone che mi fanno ridere, si occupano delle lenzuola del cavaliere Berlusconi, ma queste cose non le leggono. Morivano. E perché morivano? Perché il colesterolo viene bloccato a livello di beta-metil, glutaril, coenzima A, e bisogna conoscere la biochimica, che invece Veronese non la conosce, ma è un chirurgo Veronese, ma non un colo, è addirittura a non conoscere la biochimica, perché non chirurgo. E tu mi blocchi il CoQ10, l'iniziale sintesi dell'uide carenone, e io avevo già descritto la sindrome clinica da carenza di
umidificare noi. Per cui tu, prima di dare a un vecchio, o come vorrebbero fare in America, e anche grazie a me non ci sono riusciti, dare le statine ai bambini, tu devi almeno dirmi se il CoQ10 è normale. Ma non nel sangue, professor Litaro, che mi ha invitato a Roma e la mia, il mio intervento non c'era nelle leggi. Sono venuto matto. C'è 114 la pagina, 114, e perché ha accettato l'invito all'ultimo, cose ho visto nella mia vita, delle cose da pazzi. Un povero uomo che è stato, perché povero uomo ministro della, vorrei che ci fosse Ivan, hanno la meglio di me, o quanto me, ministro della salute, Gerolamo Siti, che è il signore della Biancola perché ha avuto delle faccende giudiziarie, ha denunciato sottoscritto all'ordine dei medici perché ha scoperto il terreno oncologico. Ovviamente, essendo ipocrita, ha detto che mi ero presentato a Roma col dottore, senza i titoli. Ma se io presento tutti i titoli e non stanno in una carta igienica, capite? La medicina è serva dell'economia e noi viviamo nell'era dei lumi spenti. Vorrei, poi Luca farà il suo compito, però vorrei vicino a me tre persone, se hanno piacere, di, se la sentono. Vorrei vicino a me prima di tutto Antonio Maiori.